Sì, ci sono denominazioni che non accettano un servo di Dio con la barba. Allora neanche Paolo accetterebbero, neanche Giovanni Battista. Dai gloria a Dio se puoi. Alleluia! Gloria al Santo! Alleluia! O se non hai la cravatta non puoi predicare, no! Questi sono concetti umani, terreni, carnali, che non giovano a nulla, sono spazzatura davanti a Dio. Alleluia! Gloria al Re! Amen! Oh, Alekema, asciuta mai! Ci sono denominazioni che non accettano un ministro se quel servo di Dio vuole tenere la barba. E come mai, fratelli e sorelle? Però accettano altre cose che sono peggio. Anzi, la barba l'ha fatta Dio. La barba mica l'ha fatta il diavolo. O sbaglio? La barba l'ha fatta il Signore per gli uomini. Le donne non hanno barba. Gli uomini hanno barba, Dio lo ha stabilito. Amen. Perciò non venitemi a dire che voi non potete accettare servi, predicatori, ministri con la barba, perché quelle sono opinioni umane. Alleluia, gloria al Signore. Io non lo dico per difendermi, amen, perché io non ho bisogno di difendermi, io voglio piacere al Signore, ma lo dico perché è la verità. Perché ci sono denominazioni che non accettano servi di Dio con la barba, però accettano le donne coi tacchi alti, le mogli dei pastori. Loda Gesù, se puoi adesso. Voi che dite che siete chiese di santità, se c'è qualcuno che mi ascolta, chiese di sana dottrina, soprattutto in America Latina, che non accettate i servi del Signore con la barba nei vostri culti, nei vostri pulpiti, o li guardate così con occhi strani, oh, questo qua adesso c'ha la barba. E perché non dite alle donne di togliersi i tacchi alti? Quello è dal diavolo, non la barba. Perché non dite alle donne di togliersi, alleluia, la vanità dei tacchi alti? Amen. Ci sono tante chiese che dicono che sono di sana dottrina, che non accettano predicatori con la barba, non accettano predicatori senza cravatta o vestiti così un po' in modo normale, umile, come sono io adesso. Non lo accettano. Però accetti la tua moglie, pastore, coi tacchi alti, che si fa anche i capelli lisci con le piastre, quello sì, quello va bene. No, quello è del diavolo. Alleluia, dobbiamo tornare, alleluia, al pensiero di Dio. Dio ha creato la barba per l'uomo. Alleluia. I profeti avevano la barba, gli apostoli avevano la barba. Amen, alleluia. La barba è una cosa che ha creato Dio per l'uomo, e chi vuole tenerla in un modo normale, in un modo ovviamente non vanitoso, non mondano, in un modo normale, la può tenere, gloria a Dio, per la gloria del Signore. Amen, alleluia. Non so quanti amen ci saranno adesso, ma alleluia. Io sto predicando la verità, fratelli, perché io conosco denominazioni che loro nelle loro regole dicono che i pastori non possono avere la barba, però accettano altre cose, accettano che vendono cibo dentro le chiese, fanno del locale di culto un ristorante, vendono patatine, pollo, zuppa, Coca-Cola del diavolo, fanno della chiesa una panineria. A quello va bene quello, per guadagnare soldi. No, siete fuori dottrina in questi punti, dovete tornare ai sentieri antichi. I servi di Dio avevano la barba. Io non sto dicendo che adesso tutti dobbiamo avere la barba, no, ma se un fratello la vuole lasciare, la tiene in un modo pulito, in un modo ordinato, in un modo naturale, normale, alleluia, senza tagli strani o senza rasature strane, attenzione, alleluia, che anche la rasatura della barba non va bene,
la dobbiamo tenere in un modo normale, la tagli un pochino per un ordine, alleluia, come i baffi li puoi tagliare un pochino per un ordine, perché i capelli li tagliamo pure per un ordine, amen. Gloria al Signore, amen. Gloria a Gesù Cristo, benedetto il nome del Signore, amen. Che Dio ci aiuti a avere la guida dello Spirito Santo, a non andare in un estremo e in un altro estremo, alleluia. Gloria al nome di Cristo. È perché ci sono chiese così, fratelli, che se tu non vai in cravatta ti guardano male. Io conosco queste comunità, che ci sono anche cari servi di Dio, predicano messaggi potenti, però hanno questi concetti sbagliati. Lo dico io perché io sono stato membro in alcune di queste comunità, sia latinoamericane, ispano, sudamericane, oppure italiane pure, che predicano con l'unzione, però poi hanno pensieri che non vengono da Dio, che se tu un giorno vai lì senza cravatta ti guardano male, sei caduto in peccato senza cravatta, no. Oppure se tu vuoi per la gloria di Dio tenere la barba, loro non ti lasciano, allora, ma Dio ha creato la barba, alleluia, gloria al Signore, però poi accettano altre cose come le pastoresse. Alleluia, Spirito Santo, guidaci. Non accettano un pastore perché ha la barba, però accettano la pastoressa, che la Bibbia dice. A me, ascoltatemi, fratelli sudamericani, pastori latinoamericani, anche se siete di sana dottrina, vi amo, vi apprezzo, vi rispetto, però la Bibbia dice che la donna non può insegnare né prendere autorità sull'uomo. Alleluia. Allora perché accetti il ministero pastorale che è antibiblico e non vuoi accettare un servo di Dio come posso essere io in questo momento, che ho la barba, mi disprezzi? No, questo qua c'ha la barba. No, no, non è così, stai sbagliando. Il ministero pastorale è antibiblico, ma avere la barba è biblico. Amen. Vediamo se puoi dire gloria a Dio adesso. Alleluia, santo è l'Eterno. Andiamo avanti, fratelli. Amen. Gloria al nome del Signore.